Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Quest'oggi mi trovate nella stanza dei rettili, che non c'entra assolutamente nulla perché stiamo per partire e andare alla famigerata fiera delle moto a Verona. Perciò ragazzi, questo video sarà completamente dedicato alla fiera delle moto, perciò io vi dico che ci vediamo là e buona visione. Ok ragazzi, eccoci qua, ingresso San Zeno per la fiera. Scusate un attimo le riprese che ci stavo registrando col telefono. Adesso giriamo i tornelli e siamo dentro da dove fanno le gare. Non vi spoiler nulla, ci vediamo dopo. Signori, guardate qua che roba! Raga, veramente! Cioè, raga, tra tutto questo è il primo anche di Skyline, veramente. Ora spettacolo finito, ora cerchiamo l'ingresso e là vedo il padiglione della Yamaha, veramente raga, bellissimo. Ragazzi, ci addentriamo nel padiglione 6 perché ora ce l'abbiamo tutti qua in fila fino in fondo. Siamo accanto alla pista, quella per le moto, per l'enduro. Qua c'è padiglione numero 6 e noi iniziamo ad addentrarci. Vediamo se riusciamo a fare qualche incontro. Ecco lì, vedete raga, la pista per gli enduristi. Ovviamente dopo ci saranno le varie gare, le varie ore. E già qua, cioè raga, fuori dal padiglione. Guardate qua che roba. Cioè. Bellissima. Guardate qua che roba. Vabbè, adesso proviamo ad entrarci nel padiglione 6. Raga, appena entrati ci sono lì i caschi e qua posso vedere veramente due moto che boh. Bellissime, raga. Non so neanche io dove mettere i miei occhi perché boh, bellissimo, tutto quanto è bellissimo. Guardate qua il K. Qua ovviamente ci sono degli shop, possiamo comprare un paio di roba, ma non ho intenzione di comprare nulla purtroppo. Cioè, raga, roba è veramente fuori dal normale qua. Vabbè,
adesso provo a farmi un giretto. Poi tipo ci sono ste moto dove ci si può salire sopra, tipo questo qua è un TRK 502, cioè adesso appena se ne libera anche solo una provo a salirci. Veramente raga, bellissimo. Cioè guardate questa, bellissima, cioè. Veramente, cioè, pieno di moto bellissima. Veramente, no, niente da dire. Niente da dire, assolutamente. Troppo bello tutto quanto. Tutto troppo bello, raga. Cioè boh, guardate che splendore, veramente. La moto, cioè, è gigante sta moto qua. Io veramente non sono, cioè, se io montassi mai su una moto come questa, non lo so, cioè, è enorme, è veramente enorme e penso anche pesantissima, penso. Sono moto veramente, cioè, tipo anche questa, non sembra mai, è gigante, cioè, cazzo, è immensa. Cioè raga, adesso dal video non rende, però c'è un'immane quantità di moto dove ci si può salire sopra. Cioè, voi non potete capire. Cioè, poi lascia fare, lascia correre. È pieno. Cioè, guardate anche questo. Cioè ci sono moto di tutti i tipi, cioè ci si può salire anche sopra moto un po' più semplici tipo queste, oppure sopra proprio 1000 o robe così. È bellissima sta roba. Cioè guardate là tutte le tute. Tutte della, cioè, raga, è un sogno questo. Cioè, però, cioè, nel senso, bellissimo. Cioè raga, guardate sta moto. Doppio scarico. Cioè, robe assurde veramente. Cioè guardate sti KTM. Cioè raga, raga, cioè questa, se non la conoscete siete proprio, siete proprio, non so, stupidi. È la moto del Daniel Valperta, raga, il messicano. Cioè guardate con che pancia non me lo sta a dire. Bellissima. Cioè guardate qualche roba. Adesso tra poco abbiamo finito il padiglione numero 6. Cioè guardate qua. Veramente raga, bellissimo. Con questo ho finito il padiglione 6. Padiglione 4 mi dicono che dovrebbe essere il migliore, quindi lo teniamo un po' più avanti. E proviamo ad andare al padiglione numero 7. Eccolo là. Ok, allora abbiamo padiglione 6, che è quello da cui sto venendo. 1, 2, 3, 4 e 5 di là. E il 7 è di qua. Eccoci qua. Padiglione 7, arrivo. E adesso
vi faccio vedere ovviamente le parti un po' più belle. Beh, col padiglione 7 è qualcosa un attimo di un po' più rudimentale. Cioè, gli altri erano tutti belli, curati e tutto quanto. Questo è un attimo un po' più, insomma, un po' più lasciato a se stesso. Bello, perché è bello ovviamente. Qua stanno facendo qualcosa. Adesso proviamo ad andare a vedere di cosa si tratta. Qua al lato vedo dei 125 da paura. Ecco, vediamo qua cosa stanno facendo. Stanno spiegando un paio di robe sulla moto, stanno spiegando. Cioè qua, guardate qua dentro che moto da paura che ci sono. Sono tutti TM, raga, bellissime. Qua non si può passare, dobbiamo fare il giro un attimo un po' più largo. Cioè raga, veramente. C'è di impressione. C'è tutto motore, raga. No, ma è scandalosa. Padiglione 7 finito, allora io vi dico, ci sta perché comunque, però non è che mi abbia preso così tanto da dire oh che bello, bellissimo, però cioè, dai, ci sta, è più che altro una roba dove mangi o compri vestiti o robe simili, perché insomma era catalizzato tutto su questo. Ora torno al padiglione 6, almeno qua c'è un po' di figa. E poi provo ad andare al padiglione numero 4, che dicono che sia il migliore, dicono. Dovrei essere entrato nel padiglione numero 4, penso. Però che non c'era scritto da nessuna parte. Seguendo le indicazioni dovrebbe essere il padiglione 4. Ad ogni modo, non capisco perché dicono che sia il migliore. Perché in realtà sì, cioè, ci sta bellissimo, come tutto il resto. Però, come ho appena detto, è come tutto il resto della fiera. Perciò boh, adesso proviamo ad andare in giro a vedere perché dicono che sia il migliore. Cioè, ad ogni modo, comunque vedete che è un misto di zone dove ci si può fermare a mangiare, moto, gomme, articoli da comprare tipo caschi o tute. È una via di mezzo un po' di tutto. Raga, ragazzi, stavo dicendo, guardate qua che moto che ci sono, veramente bellissimo. Cioè, gli hanno messo letteralmente i led dentro ste moto da paura, raga. Cioè, rendendo un effetto di quelli assurdi.
Là vedo due fighe, provo ad avvicinarmi. Le metterò. Ci stiamo avvicinando. Allora, qua possiamo notare gente che vede tipo marmite o robe così. Ci sta, raga, roba è veramente fuori dal normale. È veramente, raga, bellissima. Adesso vediamo poi cos'altro possiamo farvi vedere. Bestia, raga, porca voglia. Ok, boh, abbassa che mi devo allontanare. Allora, ci vediamo a che ora per il prossimo? Alle 13? Alle 13, ok signori, il prossimo lancio alle 13. Per sapere di più vi aspettiamo a Padiglione 1, dove troverete lo stand di Evolution Audio e lo Soundcastle. Ci chiamiamo tutti lì, eravamo tutto che vi aspetta in 3-4. Porca boia, adesso vogliamo addentrarci nel Padiglione 1. Bellissima. Ragazzi, veramente bellissima sta moto. Raga, stand dall'aria, bellissimo. Cioè, oh. Bellissimo. Raga, veramente ottima la Talaria, bellissima ovviamente, poi fatta così come l'hanno fatta loro, veramente è un top. Cioè è comodissima comunque, sospensioni buone, top veramente. Cioè, ovviamente elettrica purtroppo, però bellissima veramente. Padiglione 5 secondo me è il migliore, con Kawasaki e tutto il resto, veramente top. Papino di moto. Spero che non mi danno il copyright per sta roba, raga. Copyright bestemmia. Siamo andati a Padiglione 7, come se sullo zaino da degli amici di mio papà che hanno lo stand qua, perciò adesso andiamo in giro e vediamo com'è la situa. Cioè, per esempio, guardate qua cosa... Cioè, raga, dai, è la moto della Big Bubble, cioè, nel senso... Bellissimo. Veramente, no, non me l'aspettavo la moto della Big Bubble, penso che mi fosse... Cioè, penso... Oh, mi aspettavo tutto tranne quello. Thank you.
Poi adesso continuiamo a farci un giretto e poi vi dico. Padiglione 9. Si va. Raga. Scandaloso. Che ne dici, Michael? Che ne dici? Che ne dici? Miliardi, po'. Vacca, troppi soldi. Facca voglia. Questo tipo c'è tipo tirano la ti prendi uno scosso. Ragazzi, comunque adesso proviamo ad avvicinarci all'evento dello stunt, perché qua qualcuno, però Michael, ha consultato le mappette. È Leo, guarda Leo. Leo, vieni qua. Qualcuno ha consultato le mappette, di cosa c'è adesso? Di qui moni. Ehi là. Nicola Stuntman. Ehi là. Nicola l'impenatore. Adesso proviamo ad andare lì a vedere questa roba di stunt. Ci abbiamo perché è là in fondo. Ok ragazzi, questo sono io che edito il video, ovviamente. Pensavo di averlo detto in uno dei tanti video che ho registrato durante la gara, questa qua di drifting. Però a quanto pare non l'ho detto. In pratica c'è stato un incidente venerdì 19 gennaio, che praticamente una macchina facendo dei drift o roba così è andata a sbattere contro i supporti laterali e ha tirato sotto tipo 10 persone che poi sono finite in ospedale, tra con l'elicottero, gli altri stavano, cioè erano feriti, però nel senso non tanto gravi, e di conseguenza hanno chiuso tutte quante le gare tranne quella del quella lì che vedete adesso nei video successivi, che praticamente è una specie di classificata dove si sfidano 2-2 e poi ci sono i giudici che decidono chi è il più bravo, e chi è il più bravo sale e va tipo semifinali, finale o così. Perciò buona visione, e ricordatevi di abbassare il volume qua perché scannano in un modo assurdo. Vediamo il decreto di giudici quale sarà. Applauso per entrambi. Arrivate! Valentino e Catalante è riuscito a ripristinare la sua PL2. Perfetto, la rassegna Marco Leger. Il perfetto Marco. Thank you.
E questo ci dice controllo dei mezzi. Benvenuti alla fine di questo video. Allora, diciamo che adesso vi dico quello che mi aspettavo e quello che è successo durante la fiera. Allora, quello che mi aspettavo, allora, di grandezza mi aspettavo molto, ma molto grande, me l'aspettavo, ed effettivamente è stato così. È stato, per carità, non è all'altezza dell'ECMA, però è grande comunque. Ci sono una roba come tipo 7 padiglioni, che comunque non è poco. Cosa mi aspettavo? Tante moto, ma proprio tante, tante, e quelli ci sono. Perciò, fin qua, tutti gli aspetti sono stati rispettati. Cos'altro mi aspettavo allora? Forse mi sarei aspettato un po' più di adrenalina, un po' più di gare, robe così, ma ci sta perché c'è stato l'incidente, come vi ho raccontato prima. Poi, un'altra cosa che mi aspettavo è tanta, ma tanta, ma tanta figa sopra le moto, ovviamente, che ci sono tutte le modelle che, insomma, quelle anche ci sono state, e niente, perciò allora, a parte qualche padiglione che era un po' rudimentale, cioè tipo l'1, il 2, il 3 e il 7, che erano letteralmente dove si vendevano delle cose tipo magliette, casche, accessori, insomma, quelli sono stati un attimo un po' più deludenti, perché mi sarei aspettato più un solo padiglione che vendeva robe come quelle. C'erano anche tante cose come tipo stand che davano cibo, che non c'entravano nulla, non avevano nulla che riguardava le moto, non aveva nulla che riguardava l'ambito della fiera. Però vabbè, ci può stare. Un'altra cosa che mi aspettavo è la musica. Mi aspettavo effettivamente un po' di musica, un po' di musica da biker, qualcosa di modificato, come abbiamo potuto vedere. L'auto e il camion, che vabbè, dal video non rende, però
musica sparata a palla, cioè tremava il pavimento, robe assurde, raga. Perciò niente, diciamo che la fiera mi è piaciuta comunque, perciò non è stato sto gran fiasco. Perciò concludiamo dicendo che come voto gli darei un 7,5, perché potevano fare di più, decisamente di più. Però, cioè, va così e va bene. E niente, perciò questo video finisce qua. Spero vi sia piaciuto e che siate rimasti fino alla fine. E noi ci vediamo in un prossimo video. Ciao ciao!